Ciao ragazze, benvenute e bentornate in questo nuovo video. È estate, fa caldo, fa molto caldo e avete bisogno di un make-up che duri, resista al caldo e al sole diretto. Non so, magari avete un evento per cui dovete stare molte ore sotto il sole o comunque in un ambiente molto caldo dove si suda e avete proprio bisogno di far durare il trucco a lungo. Sia che sia un trucco più semplice, veloce, sia che sia un trucco elaborato, completo di tutti i passaggi, in questo tutorial vi voglio mostrare le tecniche che dovete usare per far durare il trucco a lungo. Oggi io vi mostrerò il trucco che sto facendo ultimamente quando voglio essere proprio splendida, diciamo così, quando voglio realizzare un make-up completo, bello, che mi piace anche per l'estate, perché ha i colori un pochino estivi e sta bene con l'abbronzatura, e quindi vi mostrerò quello. Però potete anche benissimo realizzare il trucco che volete utilizzando però questi trucchetti e queste tecniche che vi mostro nel video. Quindi, se avete bisogno di questa tipologia di make-up, per sapere come far durare il trucco a lungo, guardate il video. Allora, anche se estate idrato la pelle, io uso una crema idratante. Questa è della Freshly Cosmetics, che ha all'interno tutti i prodotti, tutte sostanze naturali. Comunque potete usare magari o il filtro solare, una crema col filtro solare all'interno, oppure anche un siero che è un pochino più leggero, ovviamente sempre in base alla vostra tipologia di pelle. Ricordatevi però che se dovete fare delle foto, il filtro solare non è proprio il massimo perché sbianca molto in foto. Comunque, io la crema la utilizzo lo stesso, una bella crema idratante. E adesso andiamo col pezzo forte di questo tutorial. Ve lo mostro subito all'inizio, però non sarà solo questo ovviamente a fare il trucco. E spruzzo questo prodotto qui, che è il Photo Finish Primer Water di Smashbox. È un'acqua fissante, una sorta di primer formato acqua da nebulizzare prima del trucco e alla fine del trucco e in altri modi che poi vedrete durante il tutorial. Quindi, oddio, troppo buono. L'ho anche mangiato, come al solito, perché parlo sempre. E devo dire che questo prodotto ero molto curiosa di provarlo. L'ho testato e funziona benissimo. L'ho testato proprio diversi giorni fa sotto il sole cocente e a fine serata avevo il trucco intatto. Ovviamente grazie a questo, ma anche a tutti gli altri passaggi che realizzo. Dopo ve ne parlerò meglio verso la fine. Comunque Smashbox è un marchio molto rinomato per quanto riguarda i primer. Tutti i miei amici makeup artist mi hanno sempre parlato dei primer di Smashbox come migliore in circolazione, quindi ero curiosissima di provarlo. Però andiamo avanti e dopo vi spiegherò meglio. Come secondo passaggio metto il fondotinta. Dovete usare, se volete utilizzare il fondotinta, ovviamente non è obbligatorio in estate, però se avete comunque un evento importante, comunque il fondotinta fa la sua scena, soprattutto nelle foto. Utilizzo un fondotinta a lunga durata, assolutamente il mio preferito, che lo uso anche d'inverno, ma d'estate è fenomenale, il MAC Pro Longwear. Faccio un mix tra una colorazione più chiara e una colorazione più scura perché sono un pochino abbronzata e non ho la colorazione, diciamo, intermedia, però così posso, preferisco fare il mix perché posso modulare, diciamo, l'abbronzatura, il colore durante tutto l'anno in base all'abbronzatura. Quindi mixo i due colori, lo applico con le mani e poi con la spugnetta. Giuro che rispetto all'ultimo video ho comprato una spugnetta migliore di questa, ma purtroppo ovviamente non ce l'ho qui ora che devo fare il video, ce l'ho in un'altra casa e quindi niente. Vedrete questa strarovinata, però l'ho comprata quella nuova e la uso tutti i giorni. Quindi applico questo fondotinta anche come primer. Perché ho notato che applicandolo prima dell'ombretto, proprio sulla palpebra, mi fa durare tantissimo il trucco, proprio fino a sera. E comunque estate non voglio fare una base super super pesante, non so perché in videocamera sembra più chiaro, come al solito, forse la luce, però il colore è abbastanza, in realtà dal vivo è abbastanza realistico.
E questo è un fondotinta veramente super asciutto, nel senso che lo applicate e rimane veramente asciutto, è fantastico, però non secca la pelle. E io ne metto giusto un pochino, non troppo, poi vedete voi ovviamente in base alla vostra tipologia di pelle. Bene, lascio un attimo la base in stand-by e vado a fare il trucco occhi. Uso una delle palette migliori che abbiamo usato nella mia vita, è la Huda Beauty, costa un po', mi è stata regalata per il compleanno ed è fantastica. Uso questa perché gli ombretti durano tantissimo anche senza primer. Costa un sacco, ma vale veramente i soldi che spesi, li vale tutti. È stupenda, dei colori fantastici per l'estate, però è veramente di qualità, veramente di qualità. Inizio facendo una sfumatura con un marroncino. Questo è Amber. Poi prendo un po' di Out, che è un marrone scuro, cioè scuro, non molto scuro, intermedio, però più marroncino perché il colore che ho preso prima era più sulla terra bruciata rosso. Questo è più un marroncino. Palpebra applico Desert Sand, che è un color panna, diciamo sostanzialmente panna sporco, color proprio neutro. Nel frattempo sistemo un attimo le sopracciglia, uso la matitina di MAC, anche se la mia preferita in assoluto è una di Pupa, una matita automatica di Pupa, però l'ho finita e devo comprarla. Per ora quindi sto usando questa di MAC. Ok, poi sulla palpebra fissa metto questo bellissimo Turkish Delight, che è un bellissimo bronzo fantastico, troppo bello, che sugli occhi verdi è pazzesco, ma credo un po' su tutti i tipi di occhi, su tutti i colori di occhi, perché è veramente bello. Guardate che pigmentazione. Fantastica, lo applico su tutta la palpebra fissa e mobile. E poi sfumo un po'. Potete aggiungere un po' di marroncino che avete usato prima nell'angolo per dare ancora un look un po' più drammatico. Quindi ne aggiungete un altro pochino. Poi prendete un colore chiaro, io in questo caso uso Angelic, che è un pesca chiaro dorato. E ci faccio proprio un punto luce all'inizio. A questo punto voglio prendere questi glitter compressi Cosmo. Come faccio? Ecco l'altro uso del primer. Prendo un po' di glitter, così. Poi prendo il primer spray e lo applico. Faccio così, zac zac, e lo bagno. E poi li applico. Questo se volete proprio realizzare un look super sofisticato, giusto all'inizio della palpebra. Così si fisseranno e non cadranno sotto. Guardate che bello. Immancabile l'eyeliner. Io uso questa penna della NYX. Piego le ciglia col fantastico piegaciglia di Mulac, che è il migliore che io abbia mai provato. E applico sempre il mascara sempre di Mulac, che è fantastico anche questo. Comprato insieme al piegaciglia. Se volete, per un look più bello potete mettere anche le ciglia finte. Bene, adesso riprendiamo un attimo la base viso. Applico il Cancelletà, che è un correttore di Maybelline, che mi piace moltissimo. Oggi stranamente non ho tantissime occhiaie.
poi applico un nuovo prodottino che mi ha inviato Octoly e che mi piace molto anche questo, che è l'Estée Lauder Double Wear Brush on Glow di Estée Lauder BB Highlighter. Quindi è un illuminante di questi appena che mi piacciono tantissimo, ma questo ho notato che dura tantissime ore, quindi ho voluto assolutamente aggiungerlo in questo video, anche se è un po' chiaro forse. E mi è stato offerto gratuitamente da Estée Lauder, però è veramente top. Lo metto per illuminare. Allora, il mento sfuggente. Naturalmente lo sfumo. Poi, sotto le occhiaie, qua, ai lati. Devo dire che è promosso perché dura un botto anche questo, dura tantissimo tempo, come vi dicevo, per questo motivo l'ho messo all'interno di questo video. E si sposa anche questo benissimo col primer spray. Che ho comprato, che mi è stato inviato anche quello dalla Smashbox, ma che ero curiosissima di provare perché tantissimi miei amici makeup artist me ne hanno parlato sempre benissimo e infatti il risultato è stato veramente pazzesco. Questo si dovrebbe fare prima, non devi dare di sporcare tutte le sopracciglia. Questo video sembra bianchissimo e la luminosità è al minimo, quindi a posto. Uso la cipria di Mulac, io la uso col pennellone, è una cipria in polvere libera, per chi non la conoscesse. Allora, se avete la pelle che tende molto a lucidare, vi consiglio con una spugnetta, con un piumino di questo qua, di andare a tamponare così la cipria. Quindi tamponarla e farla assorbire, soprattutto nella zona T. Questo metodo vi fissa molto bene il fondotinta, il correttore, tutto quanto, e dura molto al caldo. Però io comunque, siccome già sto usando dei prodotti che durano abbastanza, per evitare di sbiancarmi troppo per il momento, vado con il pennello perché mi piace di più come applicazione, la trovo più naturale e comunque ho notato che i prodotti durano tanto lo stesso. Fissate bene anche correttore e illuminante, anche se come vi dicevo prima dura tantissimo l'illuminante, proprio sì, magari il correttore, questo il cancelletta, è più idratante, quindi è meno come dire meno appropriato all'estate, però io lo preferisco perché non mi fa le pieghette. Invece l'illuminante proprio della Estée Lauder è proprio fantastico in estate perché proprio si attecchisce alla pelle come proprio se fosse un prodotto resistente, waterproof o qualcosa di simile. E poi sotto l'occhio metto la mia matita preferita di MAC Teddy, che è un marroncino con dentro dei sperluccichini dorati, è fantastica. La metto giusto all'esterno dell'occhio. A questo punto continuo con l'incarnato, col viso. Vado a scaldare un po' l'incarnato, a fare un po' di contouring con la mia palettina sempre preferita di Pupa, la Ready for Selfie Contouring and Strobing. E uso di più questo marroncino caldo, visto che è estate. Anche se il contouring si dovrebbe fare con quello più freddo, però. Io voglio un po' anche scaldare. Quindi faccio così. Cioè, guardate che bello il contrasto tra terra e illuminante che ho messo qui, qui, un po' qui. Non so se si nota dal video, però è veramente stupendo. Sulle gote uso il mio solito amato Melba di MAC, che è questo colorino qui. Non passa più, sta bene tutto l'anno, almeno me. Immancabile illuminante estivo, guardate che bello, questo è di una vecchia collezione di Pupa. Sulle gote, ai lati delle gote, sul naso, un po' qui. E poi un cin cinin lo metto qua all'inizio dell'occhio.
vede poi poco poco qua. Guardate che bello il trucco occhi, l'ombretto secondo me è stupendo. L'ho fatto un po' più soft perché ho fatto un trucco un po' più veloce rispetto a qualcosa di più elaborato. Anche perché magari d'estate abbiamo più voglia di sbrigarci, a truccarci. Però caricandola ancora di più viene ancora più bello. E adesso il tocco finale che non può mancare, l'ombretto liquido di Mulac e Velvet, e sì, l'ombretto, il rossetto liquido di Mulac Velvet Ink. Questo è un colore fantastico, bellissimo per l'estate. Ecco qui, e anche questo dura tantissimo, tantissime ore veramente. E a questo punto non resta che fissare il tutto col primer spray, Photo Finish Primer Water di Smashbox, che come vi dicevo mi è stato inviato da Smashbox, ma è veramente fantastico. Come vi dicevo prima, molti miei amici makeup artist mi hanno parlato di questa marca come fantastica per quanto riguarda i primer, se non la migliore, e devo dire che sono stata contentissima di poterlo provare, grazie Smashbox, perché effettivamente, cavolo, ieri sera sono tornata a casa dopo una giornata al sole cocente delle 2 di pomeriggio, sono tornata ieri sera verso le 10, era il trucco era intatto. Chiudo gli occhi e spruzzo. Oddio, oh, buonissimo. È ottimo anche per rinfrescarsi e in questo caso per fissare il trucco. E niente, adesso sistemo i capelli e sono pronta per uscire. Spero che il video vi sia stato utile e fatemi sapere cosa ne pensate in un commentino. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!